il personaggio. Buonasera e benvenuti al personaggio, puntata speciale con un grande campione qua in studio con noi. Però prima di presentare il grande campione salutiamo Ivan Risti, campione buonasera, di triathlon. Ivan. Campione? Sì, un pochino campione. Atleta non di quanto, triathlon. Atleta di triathlon, non quanto il nostro invece amico personaggio che ora andremo a scoprire. Questa sera un ospite speciale, qui con noi Daniel Fontana, campione di Ironman. Ora sì, una volta campione invece sulla distanza olimpica. Lui arriva dall'Argentina, lo capirete anche dall'accento, si capisce bene, però è italiano a tutti gli effetti. Dal 2004, dopo le Olimpiadi di Atene, che ha fatto appunto con la nazionalità argentina, è diventato italiano avendo il passaporto e ha fatto le Olimpiadi nel 2008 sempre come nazionale italiana. Già un quindi, grande curriculum. Insomma, già parte da lì. E poi è diventato un Ironman e quindi insomma... possiamo presentarlo. Benvenuto Daniel. Buonasera. Fresco da una competizione importante anche comunque per l'Italia, qui in Italia. Sì, praticamente 24 ore fa ho fatto il primo Ironman in Italia, la prima gara del circuito Ironman di triathlon, sulla distanza di 70.3, che la somma della distanza in miglia, 1900 metri di nuoto in mare, 90 km di bici da crono, da strada e 21 km di corsa. Si è svolto giù a Pescara, giusto? Pescara, la prima volta in Italia di una gara del circuito mondiale. Quindi è un grande successo anche in questa disciplina, arrivare in Italia dopo la famosissima, comunque la più famosa che rimane le Hawaii, giusto? Sì, questa è una gara che dà punti per il ranking mondiale, per la qualifica per le Hawaii. E sicuramente aver vinto questa gara per me è un'enorme soddisfazione, soprattutto perché è in Italia e perché è stato un evento veramente importante. Io parto con le mie domande e curiosità, sì, Eva, sì. Perché tu sei quello fuori dal giro, io che sono un triatleta, tutte queste cose le so. Lui ti chiederebbe le cose tecniche, ma il mare era mosso? Il mare era abbastanza mosso, e infatti ci sono stati alcuni problemi, soprattutto per gli amatori. Sono partiti 1500 amatori, un pienone di atleti. Tanti atleti. E alcuni erano un po' in difficoltà col mare mosso, con le onde, però ci sono stati problemi importanti. Per me sicuramente... E sono uscito primo dell'acqua, ha pagato un australiano, Luke McKenzie, che tutti e due siamo molto abituati al mare mosso, all'oceano soprattutto, quindi non sono stati problemi. Sì, perché ci sono atleti che magari col mare mosso hanno più difficoltà. Sì, soprattutto la grande maggioranza degli atleti si allenano solo in piscina e fanno l'esperienza in mare solo alle gare. Un po' come per un corridore correre con la bici a corsa, poi andare mountain bike. Sì, come se ti alleni in rullo tutta la vita, sul rullo, e poi vai a fare una gara audace. Diciamo che ci sono proprio delle differenze, lo capisci quando sono appunto le gare col mare molto mosso, con le correnti, vedi che cambiano anche i tempi del nuoto e capisci come uno sa anche adattarsi a un determinato tipo di nuoto, quindi di condizione esterna del mare, del lago o del fiume, a volte si nuota nei fiumi. Poi so anche che a Pescara, ad esempio, c'era del vento in bici, o almeno così mi è stato sì, riferito. Sì, c'era un percorso in bici abbastanza duro, 1000 metri di dislivello, su 90 km, e un po' di vento. Però io, venendo dalla Patagonia argentina, ecco. Sei abituato al vento. Diciamo che non era neanche una brezza. Sai che quando siamo andati in Argentina nel 2006, io mi alleno con Daniel tutti i giorni e siamo stati compagni di nazionale, io ero un po' più scarso, va bene, però siamo stati allenarci insieme e lui prima di andare cosa mi ha detto? Mi ha detto: voi non sapete neanche cos'è il vento, adesso lo scoprirete. E l'abbiamo scoperto andando in Argentina, facendo i 20 all'ora in gruppo contro vento, abbiamo capito cos'era il vento. C'è vento così forte per... Sì, poi tutti i giorni un vento... Continuo? Sì, infatti qua a Milano mi manca un po' di... È il vento, ma quando c'è il vento anche nel triathlon si usa i ventagli? Sì, adesso è ammessa la scia, sì, giusto? Le gare corte sulla distanza sprint, dove si fanno 20 km di bici, sulla distanza olimpica 40 km di bici, si va in gruppo, quindi si va al ventaglio, è molto importante capire per risparmiare e stare in scia.
Beh, io ero un grande esperto, sai, quelle sì. con i ventagli sì, perché c'è tutto, nel ciclismo su strada c'è tutta una tecnica. Sì, poi ti trovi al bordo della strada, mezzo dentro, mezzo fuori. E da noi per eliminare gli avversari si diceva si apre il libro, si chiude il libro. Chiudere il libro voleva dire mettere nell'erba dopo il decimo, dodicesimo corridore. Sì. Quindi... ti trovi a pedalare a 50 all'ora sull'erba. E non è bello. Sì, piuttosto di prendere l'aria. Beh, sempre meglio stare nelle prime posizioni e girare, come si suol dire, giusto? Certo, però non è difficile. Non è facile. Non è facile, su distanze corte non è facile. Qui invece lui, adesso che fa le distanze un po' più lunghe, ha un altro approccio alla bici, perché la bici la fai in solitaria, la fai a cronometro e quindi insomma cambia un pochino e è anche un'altra preparazione. Tanto che parliamo, dovremmo anche avere dalla regia delle foto della gara di Pescara. Ah, questo è l'arrivo di Daniel, trionfante, m'hanno riferito dal campo gara che ha fatto uno show all'arrivo, battendo il 5 a tutti, giustamente è arrivato con 10 minuti di vantaggio sul 10 secondo. 10 minuti, l'hai disintegrato? Sì, ho fatto una buona differenza in bici, poi sono riuscito ad amministrare in che tempo? La corsa. 4 ore e un minuto. 4 ore e un minuto. Vogliamo dire anche i parziali? Così, sì, ma magari c'è gente che è curiosa di capire quanto vanno forte in bici. Giusto, per gli appassionati sapere... No, perché il secondo non è uno scarso, cioè Alessandro De Gasperi, che è un atleta che nel ranking mondiale adesso del 70.3 è settimo, e quindi non è uno scarso, anzi, è abbastanza forte. Però, insomma, lui gli ha rifilato un po' di tempo. Quanto hai fatto invece? 23 minuti sui 1900 metri a nuoto, 2 ore 17, 2 ore 18 in bicicletta, 18. Che è quasi, praticamente 40 di media, 39 di media, e 1 ora e 15 sulla mezza maratona. Sì, che allora, sono grandi prestazioni, sì, perché sì. Paragonate anche a gare di ciclismo, è un tempo da gare, quindi veramente... L'altra sera, no, Daniel era ospite, c'era Radio DJ che faceva la trasmissione da Pescara, lui era ospite, ha fatto un po' il brillante, no? Io lo ascoltavo mentre ero in macchina, ha fatto un po' brillante perché Linus gli ha chiesto, ma quanto la fai la mezza? Perché loro dovevano correre anche loro la staffetta. E lui, ma sì, 1.12, 1.15, sai, con quest'aria un po'. E cacchio, ha fatto veramente 1.15. 1.15 la mezza, quindi anche io, una media alta. Comunque sì, no, è forte, faceva 1.15 caldo, è forte. E comunque c'era il vento e poi si sono sentiti tanto i 90 km in bici da solo. Con tutte queste salite dell'Abruzzo che ho conosciuto. Quindi Linus ci è rimasto malissimo. Linus, a piedi. Linus ha fatto 3 ore e 45 in bicicletta sui 90 km. Quindi diciamo un'ora e 30 troppo. In più. Dobbiamo dirgli praticamente Linus, il doppio. Ti dobbiamo allenare in bicicletta perché devi migliorare in bici. Però a piedi va bene. A piedi Linus. Sì. Insomma. È un fondista, va regolare lui. Sì, sì, diciamo che c'è il fiato lungo, però... Vabbè, insomma, è uno che... Si difende, no? Insomma, sì, comunque un grande appassionato. È un appassionato, un personaggio molto famoso nel mondo in Italia e ha fatto il fatto di avvicinarsi al triathlon è una spinta molto importante per il movimento. Comunque gli iscritti alla gara erano tanti. Perché... Sì, sì, era praticamente un pieno di 1.400-1.500 iscritti. 1.500 partecipanti, ma a livello organizzativo, quando c'è un evento come questo, nella gara specie quella a nuoto, ci deve essere un controllo anche in mare fortissimo da parte dell'organizzazione, perché... Sì, sì, sicuramente cioè... l'organizzazione di un evento così è molto impegnativa. Di fatto l'organizzazione dell'Ironman, che è una corporazione a livello mondiale, ha tutto uno standard di organizzazione, appunto, e tutta la parte tecnica la faceva una squadra tedesca, venuta dei tedeschi e austriaci, che hanno... diciamo uno staff che hanno strutturato tutta la gara e hanno controllato tutti questi standard che alla fine una iscrizione che non costa poco permette di una qualità di un evento a livello mondiale. Di crescere qui. Diciamo che l'avvento dell'Ironman in Italia potrebbe essere un punto di svolta per il triathlon italiano, perché non c'è mai stato un evento di questo tipo e si sa che il marchio Ironman, che è quello che ha fatto nascere il triathlon e l'ha divulgato nel mondo, è quello che porta i grandi numeri. E oggi abbiamo visto che l'interesse sta crescendo proprio grazie a questo arrivo di questa gara, perché ce ne sono state tante sulla distanza Ironman, sulla distanza mezzo Ironman e su altre distanze,
ma sicuramente questa è un po' un giro di boa, come si vogliamo dire. Prende spunto dalla vera Ironman. È il circuito Ironman che arriva per la prima volta in Italia e potrebbe essere veramente il trampolino di lancio per il triathlon, per crescere anche come numeri rispetto a quelli che sono stati fino ad oggi, che non sono bassi, però sicuramente in altre nazioni è molto più sviluppato. Beh, il triathlon che comunque sta crescendo in modo forte con il discorso delle Olimpiadi. Sì, sì, da Sydney, che è dentro del circuito olimpico. Io ho avuto la fortuna di fare Atene e Pechino, e sicuramente i ragazzi italiani che stanno facendo adesso il percorso di qualificazione per Londra saranno molto motivate, perché alla fine le Olimpiadi è l'evento più importante nei 4 anni sportivi. Due Olimpiadi con due nazioni diverse, quindi.